Un uomo entrò nello studio di Milton Erickson con uno dei più gravi problemi che si possa avere, l'alcolismo. Parlò della sua vita, della sua famiglia, di sua figlia e di come l'alcolismo stesse distruggendo tutto. I suoi genitori erano alcolisti, sua moglie era alcolista e lui stesso aveva avuto 11 volte il delirium tremens. Più volte aveva provato a smettere, ma senza successo. Non si riteneva in grado di farcela e ogni volta ricadeva in quel problema sempre di più, sempre più a fondo. Dava colpa a se stesso, ma anche all'ambiente lavorativo in cui stava e alle amicizie che frequentava. Tutto sembrava remare contro di lui e rendergli impossibile uscirne. Erickson lo ascoltò con attenzione, poi gli diede un ordine. L'uomo lo guardò sorpreso, uscì e da quel giorno non beve più. Molti anni dopo una donna andò da Erickson e gli disse: «Voglio capire che razza di persona sei». Erickson la invitò ad entrare, ad accomodarsi e a dare una bella occhiata e poi le chiese perché voleva sapere che persona era lui. Perché molti anni fa lei disse a mio padre di andare al giardino botanico a guardare i cactus e da quel giorno lui non ha più bevuto. L'ordine di Erickson era stato proprio quello: andare al giardino botanico, guardare i cactus e riflettere sul fatto che sono in grado di sopravvivere 3 anni senza bere. È uno dei casi più noti di Erickson per via della sua spettacolarità e incredibilità. Si può davvero far smettere di bere qualcuno in un modo tanto assurdo? Ma che vuol dire assurdo? Significa letteralmente che è incomprensibile, ma la verità è che può essere compreso. A quell'uomo Erickson diede una suggestione dall'alto valore simbolico. L'uomo sembra che fosse altamente motivato a smettere di bere. Era un punto di rottura con il problema, solo che credeva di non essere in grado di potercela fare. Erickson cavalcò esattamente questa sua grande motivazione a smettere e ci incastrò all'interno una suggestione potente. È possibile rimanere senza bere per lungo tempo. Una volta mi chiamò al telefono una persona disperata, in lacrime. Era a casa con il figlio piccolo e 2 amichetti ed era completamente ubriaca. Era disperata per il fatto che continuava a bere e non riusciva a smettere, pur essendo consapevole che questo avrebbe portato alla distruzione della sua vita e a togliergli il figlio. Tra le lacrime mi chiese da aiutarla e io con voluto rigore le dissi che avrei potuto farlo, ma che sarebbe dovuta essere consapevole di una cosa. Solo lei poteva tirarsi fuori da lì. Le chiesi se ne fosse consapevole e disse di sì. Le chiesi se volesse davvero mettersi in gioco fino in fondo e disse di sì. Le chiesi se avrebbe fatto tutto ciò che le avrei chiesto di fare e disse di sì. Allora le dissi che non le davo un appuntamento. Se veramente ne voleva uno, se veramente voleva essere aiutata, se veramente voleva smettere di bere, allora avrebbe dovuto scrivere alla mia assistente per prendere l'appuntamento e si sarebbe dovuta presentare il giorno fissato. Solo allora l'avrei aiutata. 2 settimane dopo vidi quella persona, sobria. Mi disse che erano 2 settimane che non beveva e facemmo un'intensa seduta basata su cosa era riuscita a fare e su cosa voleva continuare a fare. Alla fine dell'incontro mi disse che sentiva di voler continuare da sola. Io riconobbi le sue risorse e la salutai. La risentii dopo 2 settimane e mi disse che erano 30 giorni che non beveva. Dopo quasi 6 mesi ebbi un ulteriore contatto e mi disse che le cose procedevano bene e dopo quasi 1 anno e mezzo da quella prima seduta le chiesi come andavano le cose, mi disse che andavano bene e che grazie a suo figlio riusciva a mantenersi sobria. La suggestione indiretta non è la panacea per tutti i mali, ma sicuramente è una freccia che ogni terapeuta dovrebbe sapere incoccare al proprio arco.